So che molti non aspettano altro che sentir parlare della tecnica, però lasciamo un po' di suspense, parliamo un attimo anche della relazione, perché come ho detto lei viene creata proprio Sì, dalla allora, la comunicazione. relazione è un aspetto molto importante che dal mio punto di vista nella letteratura di ricerca in psicoterapia è sopravvalutata, ma perché? Perché quando si parla di fattori comuni si dice che il 40% dell'influenza del cambiamento è dato dalla relazione, però ci si dimentica che la relazione, come ho appena detto, è il frutto delle tecniche che uso, della comunicazione che uso e quindi non è una cosa a sé. Ora, cos'è che connota la relazione? Sono gli aspetti emotivi del contatto. Quindi, quanto io posso trasmettere freddezza o calore, quanto io posso trasmettere vicinanza o distacco, quanto io entro o esco dal contatto più intimo. Oggi Rizzolatti ti direbbe sono i neuroni a specchio che si sintonizzano. E questo è vero da un punto di vista neuropsicologico. Però è anche vero che, per esempio, spesso questi studiosi si dimenticano di dire che questo avviene solo se ci si guarda, perché se non c'è il contatto oculare non avviene. E, ad esempio, la comunicazione non verbale è forse il fattore più importante per la costruzione di una relazione. Non dimentichiamoci che l'effetto prima impressione che avviene nei primi 30-60 secondi di un contatto, che è al 99% non verbale, è dove io mi creo le sensazioni che mi faranno avere fiducia o sfiducia. Quindi la relazione si gioca nella maggioranza dei casi da un punto di vista non verbale, quindi come io uso lo sguardo, come uso la voce, come mi muovo. È chiaro che se i miei movimenti sono rigidi, sono metallici, creerò difesa o voglia di fare braccio di ferro. Se i miei movimenti sono armoniosi, se la mia voce è come in musica, creo subito un'atmosfera accogliente, rilassante, dove la persona ha piacere di mettersi. Se il mio sguardo non è uno sguardo intrusivo, ma è uno sguardo fluttuante, leggermente ipnotico, la persona si sente più a suo agio. Se i miei ritmi non sono super accelerati, ma rallentati, cadenzati, con cambiamenti a seconda di quanto voglio dare peso a un enunciato o a un altro, questo metterà la persona in una condizione sì suggestiva, ma che vuol dire relazione entro la quale io mi predispongo a mettermi nelle mani dell'altro, come deve avvenire in una buona terapia. Arriviamo allora all'aspetto, l'ultimo pilastro, che è quello tecnico, che è probabilmente uno di quelli più ambivalenti, a mio parere, perché da un lato agli occhi di chi guarda la strategica spesso c'è l'idea che è tutto concentrato sulla tecnica. Ogni tanto si chiede anche, magari a qualche terapeuta strategico, mi dai la tecnica per? Però in realtà c'è dietro una costruzione che è molto più sofisticata, tanto che chi prova semplicemente ad applicare la tecnica rimane inevitabilmente deluso. Quindi ci può dire uno perché e due come la tecnica si lega poi con la comunicazione e con la relazione. Allora, partiamo da lontano. Uno dei fenomeni che io ho vissuto negli anni Ottanta, che mi indisponeva, era il fatto che, da Palo Alto sono passati la maggioranza di coloro che hanno fatto terapia familiare, terapia sistemica e non solo. Ma la maggioranza di queste persone in Europa affermavano che l'approccio della terapia breve, del mental research system non funzionava perché loro non erano in grado di farlo funzionare. Ma queste persone erano andate lì una settimana, 2 settimane e poi non si erano impegnate a usare la comunicazione in senso pragmatico, in senso suggestivo. Questi personaggi che squalificavano l'approccio dell'MRI lo facevano sulla base del fatto che loro prendevano delle tecniche e pensavano che bastasse prendere la tecnica e buttarla lì durante il colloquio terapeutico. Ma in realtà tutte le tecniche della terapia strategica, fin da quelle di Erickson e tutte le altre sviluppate, richiedono da parte del terapeuta una grande interpretazione, quasi come un attore drammatico. Quindi l'ambivalenza sta nel fatto che la tecnica calza la struttura del problema, ma per renderla efficace il terapeuta la deve calzare al singolo paziente, al singolo contesto e a se stesso, al suo stile. Quindi di nuovo si torna sulla comunicazione e sulla relazione.
Cioè non esiste la tecnica che può funzionare se non gestisco bene la comunicazione e la relazione. Perché a differenza di protocolli di tipo comportamentale dove si dichiara che debba funzionare il metodo anche con il computer, come hanno cercato di fare Isaac Marx e altri autori in passato, nella terapia breve strategica l'idea è sempre che la tecnica è stata costruita come logica di problem solving specifica per quella tipologia di persistenza di problema, ma il suo successo applicativo dipende da come nella interazione singola il terapeuta la sa ingiungere, la sa far vivere, la sa far essere reale attraverso la comunicazione, attraverso la relazione. Quindi l'aspetto ambivalente è proprio questo. La tecnica può essere sempre la stessa, ma cambia sempre perché io l'adatto a ogni differente paziente. Quindi, poi, io posso interagire sempre differentemente, ma uso sempre la stessa tecnica. Questa è l'ambivalenza. Certo. Ma perché sono due livelli logici differenti. È chiaro che nella storia della terapia strategica in generale, ma in quella che mi riguarda più da vicino, molto frequentemente la maggioranza anche dei colleghi che studia il metodo si sofferma molto di più sulle tecniche, perché sembra che dietro la tecnica ci sia la magia, ma la tecnica può essere, usando questo termine un po' simpatico, magica solo se tu la rendi tale per come la comunichi, per come la applichi. Professor Nardone, grazie mille, veramente completissimo, interessantissimo. Bene. Chi vuole approfondire trova tanti libri, tanti argomenti online. Grazie ancora. A te.